ancora una rete, ancora un gol, 5 gol fino ad ora con la maglia del Pescara. Ti stai riscoprendo in questa nuova posizione in campo, anche giocatore che sa fare gol? Diciamo che la fortuna alla fine mi sta andando dalla mia parte, sono contento per me, per la squadra, e spero che troviamo tutti insieme la continuità e vengano i risultati più di fila. Ecco, hai parlato di fortuna, però dal Machine dell'anno scorso che conoscevamo a questo Machine è un giocatore completamente diverso. Ti chiedo dove ti senti migliorato? Personalmente penso che l'anno scorso ho fatto anche bene, ma quest'anno sei molto più continuo. Quest'anno forse sono più continuo, più determinante, e alla fine nel calcio è quello che conta, i risultati, i numeri, e forse nella mia testa ho capito questa cosa e è meglio per me e per la squadra, quindi sono contento. José, oggi una grande prova, un risultato rotondo, ma soprattutto una prestazione all'altezza, il miglior Pescara come nella gara col Benevento. Penso che quando noi usciamo in campo con la testa giusta, con la personalità giusta e capiamo le nostre potenzialità e i nostri difetti e cerchiamo di limitarli, in questa Serie B possiamo dirle la nostra contro tutti, perché siamo una squadra forte. Quindi bisogna trovare il giusto equilibrio e la continuità, sia individualmente che di squadra, perché penso che siamo un grande gruppo e possiamo fare grandi cose. Parliamo anche della tua posizione in campo, da mezzala molto offensiva a questo finto trequartista insieme con Galano, cosa ti cambia? A me cambia che le mie giocate decisive aumentano nel corso della partita, quindi se riesco a essere lucido e mettere la mia qualità, ad avere più palloni posso creare più pericoli. Quindi la posizione che preferisci? Io sempre l'ho ribattuto, i petit comité, i miei compagni sempre quando mi hanno chiesto, per me il mio ruolo è questo. E è stato bravo l'allenatore a capirlo, senza che io glielo abbia detto, e di inserirmi là. Quindi speriamo di continuare così, ma se c'è da cambiare e andare in un altro ruolo lo faccio volentieri. Oggi ho finito facendo il mediano e per me è una cosa importante ed essere in campo. José, come mai ti chiamano il mago di Tarragona? Possiamo svelare questo aneddoto? No, perché io sono di Tarragona, un posto della Spagna, in Catalogna. Allora i miei compagni, così con le scherze, hanno iniziato l'anno scorso a chiamarmi il mago di Tarragona. Fai magie in campo, fai magie. Che loro dicono così, che faccio magie, quindi sono contento di questo nome. L'anno scorso nella prima parte del campionato c'era Mancuso con voi, che ha fatto la stagione dei miracoli. Sabato prossimo c'è l'Empoli, cosa gli dici a Leo? A Mancuso gli dico di settimana prossima di stare buono, perché lui per me è l'attaccante più forte che c'è in questo campionato. Penso che si merita la chance in Serie A, perché è uno non solo in campo e in partita, anche in allenamento, in palestra, tutto. È un grandissimo professionista, è un grande uomo. E spero che faccia benissimo, ma dopo la nostra partita.